l'ipotesi che qui, anziché esserci due persone con il cuore in mano che interpretano il ruolo in maniera meno passionale, ci fossero stati due ragionieri che dicevano, allora... Ma ragionieri oggi, non per la categoria dei ragionieri, verbale ovviamente. Negativo, la cancelleria ci consegna verbale negativo, lei che dice? Benissimo, verbale negativo. Andiamo al comitato dei creditori, caro comitato dei creditori, verbale negativo, proposta arrivata non cauzionata, proposta irricevibile, non si capisce, una società non è costituita. E cioè noi facciamo una conferenza stampa e diciamo, signori, il dato è tratto, fine dei giochi, domani non si gioca più. Non è questa la conferenza che stiamo facendo e che vorremmo fare oggi. Però per non arrivare a fare questo abbiamo dovuto fare altro. Abbiamo dovuto leggere in tre minuti, tre, quella che era la proposta, convocare chi era in tribunale, l'ha vista questa sceneggiata. Abbiamo riconvocato quelli che avevano depositato la proposta e gli abbiamo detto quattro parole, quattro, anzi tre, abbiamo richiamato tre punti che ci siamo studiati all'impronta, sempre all'insegna della velocità della luce, e abbiamo detto entro domani mattina ci correggete questo punto che non si capisce, quest'altro punto che non si capisce e quest'altro punto che non si capisce. Dopodiché, una volta che si è capito almeno quello che è l'offerta, noi ci riserviamo sulla congruità e quant'altro di avere un giudizio tecnico del nostro consulente e faremo il nostro rapporto al tribunale. Il giudice per parte sua, rispetto alla nostra relazione economica, rispetto a quello che è l'evidenza di oggi, si è già riservato di riferire al tribunale. Il giudice si è riservato di riferire al tribunale. Ovviamente, siccome anche lui è persona intelligente, ci ha anche detto muovetevi e fatemi sapere quanto prima, però in via informale, fatemi sapere quanto prima qual è il vostro giudizio e qual è l'orientamento e che cosa volete fare. Noi non ci siamo fermati rispetto all'esito dell'asta negativa, non ci siamo fermati nemmeno rispetto ai numeri che sono stati scritti, perché poi i numeri torneranno alla fine. Poi vedremo, oggi forse è prematuro, ma i numeri per noi dovranno tornare comunque. Ora, proposta viene resettata, ci è stato assicurato questo, tra stasera e domattina. Domani dovrebbe essere, da un punto di vista giuridico, compiuta. Noi entro domani sera chiudiamo le valutazioni di congruità e dopo domani mattina siamo in grado, con questa tempistica, di riferire al tribunale. Ripeto, dico da subito che il nostro orientamento non è favorevole a priori o negativo a priori, non so se rendo l'idea. Noi siamo per un percorso che, se è trasparente, leggibile, rispettoso delle regole e che risolve il problema, noi lo favoriamo, chiunque ce lo porti avanti. Non siamo noi a dover decidere se deve essere bianco, nero, giallo, azzurro il soggetto che ci porta la soluzione. Se quella soluzione è più o meno coerente con il quadro d'insieme che abbiamo a disposizione e c'è qualche incoerenza temporale o logica o matematica, ognuna di queste incoerenze sarà colmata da noi, che ci assumiamo il compito di aggiustare la incoerenza temporale, quella logica e quella aritmetica, cioè in modo da far quadrare di sollecitare quella che è la o di muoverci per fare in modo che quell'aggiustamento ci sia oggettivamente. Tutte e due le cose. Il mondo è finito, il sistema tolemaico in cui tutto girava attorno alla Terra. Quel sistema non esiste, esiste un sistema copernicano in cui si muovono tutti. Si muove il Sole, si muove la Terra, attorno alla Terra la Luna, si muovono tutti. Si sta muovendo l'offerente e ci stiamo muovendo pure noi. Alla fine il frutto finale sarà frutto di dinamiche complesse che andremo a verificare alla fine del discorso, andremo a vedere se i numeri, i conti tornano, se le proposte sono all'altezza e quant'altro. Oggi è avviato un processo, non abbiamo chiuso le dinamiche. Nella prima conferenza stampa io stesso ero stato a dire se non arriva nessuna proposta si chiude. Io ribadisco che se oggi non fosse arrivata nemmeno la seconda proposta si sarebbe chiuso, perché non avevamo nessuno spiraglio per poter andare avanti. Il fatto che ci sia stata una proposta che può essere aggiustata, adattata, eccetera, ci mette in condizione di dire c'è un percorso suppletivo, supplementare da andare a verificare, da andare a illuminare, a rendere trasparente, a rendere accoglibile almeno in astratto, salvo poi la verifica in concreto della possibilità di dare il via libera se quella proposta si rivela congrua, coerente con l'insieme normativo e quant'altro. Quindi,
La nostra risposta è: la proposta che è arrivata non è stata dichiarata ancora né ricevibile né irricevibile. Alcune cose di quella proposta le abbiamo già in qualche modo sollecitate per adeguarla da un punto di vista formale. Se domani la proposta dal punto di vista formale risulta coerente, noi andiamo avanti in tutte le fasi successive con una risposta che, per quello che ci riguarda, sarà riservata, perché sarà indirizzata al Tribunale, perché poi sarà il Tribunale a dover sciogliere la doppia riserva: una riserva sull'esercizio provvisorio e una riserva su quello che diciamo noi in ordine alla proposta. Questo è il tema. E poi, all'esito di questo, ovviamente sarà nostro onere tornare da voi e darvi un racconto compiuto di quello che oggi possiamo dire solo come ipotesi di lavoro, e che un domani potremo resocontare come chiusura del percorso, ci auguriamo positiva, di questa verifica che abbiamo fatta del mercato. Io mi fermerei qui, ma resto a disposizione ovviamente per altre, insieme al collega, per altri chiarimenti. Quindi significa che ci sarà una seconda asta? Ci sarà una verifica della proposta che è arrivata, non è detto che ci sarà una seconda asta. Ci sarà una squadra che finirà il campionato secondo voi? Io e Enzo stiamo lottando con tutta la nostra, le nostre energie, per fare in modo che si arrivi alla fine del campionato. Sperando che finisca con la stagione ordinaria e quindi che l'Arezzo non vada ai play-out. Rimasta la parte è cresciuta il tifo agonistico, la presenza sugli spalti, ma in qualche modo i segnali che arrivano dall'ambiente, degli stakeholders, aziende, sono segnali flebili. L'unico segnale che ci è pervenuto è quello dell'offerta odierna, che ci aspettavamo un po' più robusta nelle intenzioni iniziali, così c'era stata prospettata. Però questo non significa nulla, significa che ci sono delle persone che si sono avviate con un testimone e che attendono a loro modo, ce l'hanno confermato anche oggi nei colloqui che abbiamo avuto, di essere rafforzati in questo percorso. Quindi diciamo onore al merito pure per quello che stanno facendo loro. Si sono caricati delle responsabilità e si sono fatti presenti a modo loro, interpretando a modo loro il percorso. Ripeto, non ci sono delle regole predefinite, cercheremo di costruirle mentre andiamo a vagliare questa cosa qui. Sarebbe stato ostruzionistico, stupido da parte nostra nascondere la testa come fanno gli struzzi sotto la sabbia, per dire: no, siete fuori delle regole, non ci possiamo misurare, non siete voi che dettate le regole, siamo noi. Ci misuriamo.